Nuova escalation di violenza ai danni dei tassisti in piazza Goldoni. L'aggressore che ha picchiato due conducenti e un passante è stato portato via dai carabinieri. Vogliamo che il questore ci riceva, così il presidente di Radio Taxi Kersi dopo l'ennesimo episodio di violenza ai danni della categoria. Folla di residenti a Opicina contro la cabinovia, impossibile, dicono che 13.000 persone al giorno la utilizzino, il progetto non ha senso. La rottamazione delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro potrebbe avere conseguenze sui bilanci comunali, così a Ringhi il sottosegretario Savino. MSC all'80% di TMT, il progetto di espansione del Molo Settimo ridisegna gli equilibri della società, Maneschi scende al 20%, nessun cambio ai vertici. Crollo del tetto di un edificio disabitato in via delle Monache, via Donata chiusa per la messa in sicurezza della zona. La tristina a Vicenza, tra concentrazione e orgoglio, impegno in trasferta per la squadra di Pavanel, però il bilancio è pesantissimo, appena finito il match la tristina ha perso 4-0. Buonasera telespettatori e ben trovati nella nuova edizione del telegiornale di Tele4. È una nuova escalation di violenza ai danni dei tassisti, quella avvenuta in piazza Goldoni nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. L'aggressore che ha picchiato due conducenti è stato ammanettato e portato via in caserma dai carabinieri. La sua posizione in questo momento è al vaglio della magistratura. Ovviamente anche su questo ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore, ma vediamo il servizio di ricostruzione di quello che è successo. Abbiamo anche sentito proprio uno dei tassisti che sosta in via Gallina vicino a piazza Goldoni, dove partono molte corse ogni giorno. Vediamo. È diventato pericoloso, ecco, magari c'è gente che minimizza questa cosa o non crede, ma è una realtà di fatto. La situazione è un po' sfuggita di mano. Adesso siamo sinceramente allarmati, abbiamo già superato anche, diciamo, quello che si può definire stato di essere allarmati. Ha picchiato due tassisti, un ragazzo che passava per caso, e all'arrivo dei carabinieri ha alzato le mani anche contro un militare. È stato ammanettato e portato in caserma. Ora la sua posizione è al vaglio della magistratura. Come raccontato dal tassista intercettato oggi via Gallina, la misura ormai è colma. Ennesimo episodio ai danni dei conducenti di taxi a Trieste. Nella notte tra giovedì e venerdì un uomo sulla Trentina, sudamericano, in evidente stato di agitazione a causa forse del consumo di droghe e alcol, ha dato in escandescenza in piazza Goldoni. Tutto è iniziato in corso Saba, dove il trentenne, poco dopo la mezzanotte, ha iniziato a salire sul cofano delle auto in sosta, rompendo il vetro di una macchina. Poi si è accanito verso una tassista in piazza Goldoni, sempre salendo sul cofano. La donna, per proteggere se stessa e un cliente che si trovava a bordo, ha chiuso le porte del mezzo. Ecco che dei colleghi, allertati di ciò che stava succedendo, hanno raggiunto lo straniero esagitato e cercato di calmarlo. Impossibile placare la sua ira. I due tassisti sono stati aggrediti. Mentre si scatenava il parapiglia, un ragazzo che passava di lì per caso è stato oggetto della successiva aggressione. Il giovane portava le cuffie alle orecchie e non si era accorto delle urla dei tassisti che lo invitavano a scappare. Il trentenne è piombato su di lui e lo ha picchiato selvaggiamente. Dopo l'escalation sono arrivate due pattuglie dei carabinieri. I militari dell'arma hanno cercato di placare la furia del trentenne. Ecco che l'uomo però si è scagliato anche contro un carabiniere. In quel momento sono scattate le manette. Lo straniero sudamericano è stato caricato in macchina e portato in caserma. La sua posizione è al vaglio della procura. Il questore ci diceva: bisogna fare qualcosa o il servizio notturno sarà compromesso. Abbiamo intervistato Antonio Kersi, presidente di Radio Taxi, raggiunto telefonicamente dopo l'ennesima aggressione ai danni dei tassisti. Sentiamo le sue parole. Abbiamo sempre più paura di operare, specialmente in ore tarde, anche su certi tipi di piazze e di indirizzi. C'è un'escalation, stiamo vedendo che è un continuo, tanto che i miei colleghi che operano prevalentemente di notte incominciano ad avere difficoltà a farlo e vanno fuori con paura e con timore. Ovviamente se le cose dovessero continuare questa china, probabilmente il servizio
servizio notturno ne risentirebbe ancora di più, perché è già da parecchi mesi che diversi operatori che lavoravano prevalentemente di notte hanno preferito il giorno in quanto si sentono più tutelati. E abbiamo già chiesto un incontro, abbiamo già fatto un'email di incontro con il questore e come rappresentanti di categoria, non solo come Radio Tarsi, quindi tutte le categorie associate, che Confartigianato, CNA, Confcooperative, URI, quindi tutti insieme andremo a vedere, a chiedere se possiamo trovare un qualche tipo di soluzione o appunto con un intervento ancora maggiore delle forze dell'ordine, specialmente magari una sinergia più efficace tra tassisti e forze dell'ordine. E sul caso di cronaca che avete appena ascoltato, è intervenuta anche la segretaria del Partito Democratico Provinciale di Trieste, Caterina Conti, che ha espresso amarezza e preoccupazione per l'episodio di violenza, solidarietà ai carabinieri e ai tassisti e al cittadino rimasti vittime di un uomo fuori controllo. Abbiamo più volte richiamato l'attenzione della giunta di piazza sui problemi di sicurezza a Trieste, ha osservato, ma purtroppo servono atti, non solo dichiarazioni o riunioni, che non cambiano nulla. Folla di residenti questa mattina in quel di Opicina, riunitisi per protestare contro il progetto della cabinovia che tanto sta facendo discutere. La conferenza stampa all'aperto è stata indetta dal comitato Nuovo Via e noi eravamo lì, abbiamo sentito alcuni di questi residenti interessati al finché l'opera non si faccia. Il comitato Nuovo Via si è riunito stamattina a Opicina insieme a una folla di residenti contrari al progetto che tanto sta facendo discutere. Continua la polemica sulla fattibilità dell'opera stessa e sulla sua utilità. Da chi non crede alla possibilità che la cabinovia ospiti 13.000 passeggeri al giorno per essere economicamente sostenibile, a chi pone l'accento sul mancato utilizzo di questo mezzo da parte di chi abita in zone e magari per portare i figli a scuola, non può certo prendere la cabinovia. Sono tante le persone che oggi si sono radunate in protesta contro questo progetto. Questo progetto è alieno a questo territorio, che è un borgo carsico, prevede cemento, piloni d'acciaio, alla periferia di un verde, di un borgo con un verde che noi amiamo. Non porta la gente verso dove la gente vuole andare. Opicina è molto ben servita dai propri mezzi pubblici che la portano i nostri ragazzi verso le scuole. Tutti i progetti dovrebbero essere partecipativi, non vogliamo dare l'impressione di essere il gruppi di non se pol, ma piuttosto di gruppi di possiamo farlo meglio, come possiamo migliorarla, perché spendere soldi per qualcosa, per migliorare dei trasporti che già ci sono e magari andando a impattare l'ambiente e anche la qualità della vita dei cittadini, non è la soluzione migliore. Questa illusione di avere 12.600 passeggeri ogni giorno che partono da una zona di quadrivio dove effettivamente chi dovesse venire con la macchina lì passerebbe per il centro di Opicina proveniente dalla via Basovizza per esempio o dalla via Conconello o dalla via di Prosecco. Cosa farebbero? Verrebbero ad intasare Opicina, Piazza Monterrey con la scuola che comincia alle 8 per arrivare lì, parcheggiare e poi prendere la nuova via per, secondo alcuni, per abbreviare il transito tra Opicina e Trieste passando per Bovedo, per Barcola, cioè non è una cosa realistica secondo me. Ospite ieri sera a Ring, Sandra Savino, sottosegretario all'economia, ha lanciato un allarme. La rottamazione delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro, ha detto, rischia di colpire le entrate dei comuni. L'intervista condotta dal vice direttore di Tele4, Ferdinando Avarino, nella puntata di ieri di Ring. Ho sentito che c'è una proposta di rottamazione delle cartelle sotto i 1.000 euro, sì. Ecco che io che ho così passione un po' degli enti locali rispetto alla presa di posizione di ANCI, mi auguro che si faccia una manovra un po' correttiva, perché queste cartelle sono tanta parte tributi comunali. No? Nel momento in cui tu chiedi, no, a qualcuno che ha un'esposizione di pagare queste cartelle a 1.000 euro, per lo Stato
è più oneroso cercare di recuperarle che dire vabbè, sapete che c'è, non le pagate più, no? L'idea sarebbe stralciare quelle e dimezzare quelle fino a 3.000 euro, mi sembra di capire. Sì, però naturalmente quelle sotto i 1.000 corrispondono massima a tributi comunali, no? In questo momento poi, dove tra l'altro i comuni devono sostenere dei costi rilevanti rispetto all'energia, per esempio, no? All'aumento dell'energia, quindi parlo in questo momento del comune di Trieste, che già ha un carico molto pesante su questo discorso, no? Diciamo delle bollette energetiche. Ma raddoppiate praticamente. Per forza, quindi un po' quello, un po' evidentemente la manovra di dire facciamo la rottamazione di cartelle sotto i 1.000 euro vuol dire che sono minori entrate per i comuni. Magari la Tari che qualcuno certo, non ha pagato. Quindi, quindi è chiaro che questa roba qua si inevitabilmente si ripercuote poi sui bilanci dei comuni, no? Per affrontare al meglio il progetto di espansione del Molo Settimo, TMT cambia gli equilibri societari. MSC avrà l'80%, il gruppo della famiglia Maneschi scende invece al 20%. Il servizio. Manca una serie di passaggi formali per la finalizzazione dell'operazione che porterà MSC a controllare l'80% di Trieste Marine Terminal. TMT ha infatti in programma l'espansione del Molo Settimo, un progetto che non ha precedenti nella storia della portualità italiana. Era pertanto necessario strutturare TMT nel modo più consono per affrontare tale sfida. La decisione del gruppo Maneschi, che con Tio Delta deteneva il 50% al pari di MSC, di scendere al 20%, è da leggersi in tal senso. E fra l'altro gli accordi fra azionisti restano quelli in essere, tipici di una joint venture caratterizzata da una comune visione strategica dei soci, tant'è vero che il management di TMT non è mai stato messo in discussione. L'operazione, fra l'altro, consentirà a Tio Delta di sostenere il progetto di espansione di TMT, ma anche di sviluppare le attività intermodali, in particolare quelle facenti capo a Trieste, rivelatesi un volano formidabile per lo sviluppo del terminal. Il progetto prevede l'allungamento del terminal di 100 metri per 400, facendo crescere la potenzialità da 900.000 a 1.200.000 TEU movimentati. L'obiettivo è rafforzare la posizione quale gateway naturale per il transito delle merci per l'Italia centro-orientale e per i paesi del centro ed est Europa. Semafori in tilt a causa di un incidente in piazza Goldoni, un incidente che è avvenuto nella notte trascorsa, una persona ha buttato giù di fatto il semaforo, uno dei semafori della piazza, ma poi il traffico in tilt si è espresso soprattutto nelle ore successive, dopo che la città si è svegliata per diverso tempo, i semafori sono rimasti lampeggianti e i tecnici della CEGAS sul posto per sostituire i pezzi rotti con quelli nuovi del semaforo. Vediamo. Incidente prima dell'alba in piazza Goldoni. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo ed è andato a schiantarsi contro uno dei semafori della piazza abbattendolo. Sul posto è arrivata l'ambulanza. I sanitari del 118 hanno provveduto a fornire la prima assistenza sul posto all'autista per poi caricarlo in ambulanza e portarlo in ospedale per le ulteriori cure. Immediato anche l'arrivo degli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Le condizioni dell'automobilista che si è schiantato contro il palo fortunatamente non sarebbero gravi. Il disagio vero è arrivato qualche ora dopo, quando la città si è svegliata. Infatti i semafori della zona sono stati in modalità lampeggiante per tutto il giorno, con grande confusione di autisti e pedoni che, forse orfani delle più elementari regole del codice della strada, non capivano a chi dare la precedenza agli incroci. Sul posto nel pomeriggio erano impegnati anche i tecnici della CEGAS, che provvedevano a sostituire le parti danneggiate del semaforo abbattuto con i pezzi nuovi. Il sistema funziona così. Quando il segnale semaforico va in tilt per un qualche motivo, si attiva il sistema lampeggiante anche per gli altri semafori limitrofi. Il consiglio utile è di porre attenzione, mostrare prudenza in questi casi, valutare chi ha il diritto di precedenza e rallentare in prossimità delle strisce pedonali per far transitare i pedoni in sicurezza. Crollato il tetto di un edificio in via delle Monache, un altro fatto incidente di oggi che ha creato non pochi problemi, molte le ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco per ripristinare ovviamente la sicurezza in tutta l'area e soprattutto accertarsi che nessuno fosse rimasto coinvolto dal crollo delle macerie. A quanto pare l'edificio era completamente disabitato. Vediamo.
Si sono concluse verso le 16 le operazioni di rimozione delle macerie e di messa in sicurezza di Via delle Monache a seguito del parziale crollo del tetto di un edificio dismesso avvenuto questa mattina. Al termine dell'intervento, durante il quale sono state impiegate macchine operatrici per il movimento terra del gruppo operativo del Comando di Trieste, i vigili del fuoco hanno escluso il coinvolgimento di persone nel crollo. Il comando dei vigili del fuoco di Trieste è stato allertato in mattinata per il crollo del tetto dell'edificio all'incrocio tra via delle Monache e via del Castello in una zona centrale di Trieste. Giunti sul posto dalla centrale con la prima squadra, l'autoscala e il funzionario di guardia, i vigili del fuoco hanno trovato la casa fortunatamente disabitata con una porzione del tetto e una parte del muro crollati. Gli operatori hanno iniziato le operazioni di verifica e messa in sicurezza di tutto il luogo interessato dal crollo. Sono stati impiegati anche i veicoli escavatori per lo smaltimento dei detriti. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e il personale della CEGAS. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza per quasi tutta la giornata è stata chiusa al traffico via Donota. Ora ci fermiamo per qualche minuto di pausa pubblicitaria, torneremo fra poco con altre notizie e altri servizi. State con noi, state su Tele4. L'assessore comunale all'educazione Nicole Matteoni e la consigliera comunale Rosanna Pucci hanno discusso stamattina del polo scolastico di Via Rossetti, un progetto che presenta molte opportunità e non poche criticità. Sentiamo il servizio. Il polo scolastico di Via Rossetti è uno di quei problemi o di quelle opportunità attorno a cui si discute senza la continuità che caratterizza altre questioni cittadine. Stamani ne hanno parlato durante Sveglia Trieste l'assessore comunale all'educazione Nicole Matteoni e la consigliere comunale PD Rosanna Pucci. Il progetto, come si sa, a grandi linee è quello di riunire nell'area dell'ex caserme di Via Rossetti tutte le scuole superiori. Progetto ambizioso a lunga portata. Il comune intanto attende di entrare in possesso dell'area, poi inizierà tutta una serie di valutazioni. Vedremo anche come vanno le iscrizioni nei prossimi anni, perché sappiamo tutti che c'è anche, e dobbiamo dirlo, un inverno demografico. Molto probabilmente col tempo ci saranno un calo fisiologico di tutte le iscrizioni, quindi su quella valutazione io mi riservo di rispondere più avanti. Pucci, dal canto suo, ha sottolineato le problematiche a partire da quelle collegate al trasporto pubblico. Bisognerà potenziare tutto la mobilità, il trasporto pubblico verso quel polo. Riuscirà anche le vie a contenere questa grande concentrazione nello stesso orario? Senza contare, ha aggiunto l'esponente PD, come lo spostamento di alcuni istituti verrà ad interessare il tessuto economico e commerciale delle zone dove essi si trovano attualmente. Pensiamo allo svuotamento dell'area verso San Giacomo, tra San Vito e San Giacomo dell'istituto Oberdan, poi nel centro del Carli, dell'istituto del Dante. Matteoni comunque precisa che in futuro il comune inizierà a coinvolgere tutte le realtà interessate al progetto. Sentiremo tutti i dirigenti scolastici, parleremo con Trieste Trasporti, quindi la valutazione davvero sarà in toto, proprio perché si vuole evitare un meno disagio. Deve essere una potenzialità, deve essere un'opportunità questo nuovo polo scolastico, dove avranno luogo anche la costruzione di diverse nuove strutture all'avanguardia. Due DASPO sono stati emessi dal questore di Pordenone nei confronti di due giovani di 19 e 28 anni che nei giorni scorsi hanno bloccato temporaneamente un treno lungo la linea Udine-Venezia e opposto resistenza alla polizia che cercava di farli scendere dal convoglio. I due sono stati denunciati per i reati di interruzione di servizio pubblico, rifiuto di indicazione delle generalità, furto e ricettazione. In forte stato di alterazione alcolica i due stavano disturbando i passeggeri. All'arrivo degli agenti della Polfer sul treno e della volante si sono dapprima rifiutati
di lasciare il convoglio e fornire alle generalità. Quindi hanno posto resistenza ai poliziotti che cercavano di farli scendere. Da ulteriori accertamenti è inoltre emerso che i due avevano rubato due biciclette lasciate parcheggiate vicino alla stazione, commesso un furto di un supermercato del centro, nascondendo la refurtiva in uno zaino lasciato nella toilette del treno. I due DASPO dispongono l'allontanamento del comune per un anno. Fra una decina di giorni si inaugura il Natale triestino, che in ogni caso dovrà fare i conti con il caro energie, che proporrà anche una serie di spettacoli lungo le strade del centro. Vediamo. Il Natale triestino quest'anno partirà con l'accensione delle luci natalizie il 28 novembre. Durerà 50 giorni, non 70 come lo scorso anno, e polemiche sulle spese per le luci a parte, sarà un Natale certamente di luce, ma che non dovrà preoccupare i cittadini per quel che concerne le spese energetiche. Le alberature sono legate all'illuminazione pubblica, tutto LED, e da conteggi che ho fatto io anche personalmente, poi col supporto di Era Luce, i costi sono veramente minimi, no? Abbiamo poi ridotto gli orari circa del 20%, quindi certamente ci sarà un risparmio rispetto all'altro anno. Ci sarà però lungo le strade cittadine un'altra novità. Accanto infatti ad un maggiore coinvolgimento delle periferie, per quel che concerne gli eventi sarà realizzato una sorta di Natale diffuso che consentirà ai triestini e ai turisti di passeggiare fra la musica e gli spettacoli. Ci saranno una settantina circa, no, di eventi. Eventi che di varia natura, prevalentemente musicali, portati dai giovani del Tartini, una parte, circa il 50%, saranno i ragazzi del Tartini che andranno a suonare in gruppi di 4, 5, 6, quindi gruppi ridotti. Ma non solo però musica, non solo musica classica, ci sarà anche jazz, ci saranno varie altre realtà musicali, e poi avremo anche dei corpi di ballo che faranno degli spettacoli. Con questo contributo si potrà abbattere notevolmente il costo della sottoscrizione della polizza per preservare immobili e beni in caso di alluvione. Il rischio è attuale ed è consigliabile prevenire stipulando una copertura assicurativa. Per questo la Regione incentiva questa pratica intervenendo nei confronti dei titolari di carta famiglia, coprendo fino al 60% della spesa. Un finanziamento quindi di 400.000 euro per coprire la polizza alluvioni, lo ha spiegato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro. Pierpaolo Pasolini ed Ezra Pound, il rapporto fra i due colossi del Novecento è analizzato attraverso altri occhi nello spettacolo Pasolini Pound Odi et Amo, in scena a Rossetti, in sala Bartoli, fino a domani. Raccontare la vita dei grandi personaggi della storia e persino della letteratura attraverso gli occhi di chi li ha conosciuti è pratica abbastanza comune da qualche anno a questa parte. A partire dal meraviglioso Il giullare del re, dove Margaret George affidava appunto al giullare di corte la narrazione della vita di Enrico VIII, gli esempi si sprecherebbero a voler fare un elenco, nel quale si inserisce Pasolini Pound, Odi et Amo, in scena in sala Bartoli ancora stasera e domani pomeriggio. Come si evince dal titolo, Leonardo Petrillo vi analizza i rapporti fra i due giganti della cultura del Novecento, chiamando a testimoni Olga Raj, amante del poeta statunitense, e Vanni Roncisvalle, figura ingiustamente dimenticata di divulgatore culturale, che però ha sempre voluto mettersi dietro le quinte. Lo sfondo è quello di un'intervista storica curata proprio da Roncisvalle per la RAI nel 1967. Petrillo racconta le ultime fasi della preparazione di quello straordinario evento, uno dei molti cui allora la RAI abituava i propri telespettatori, e conseguentemente racconta appunto Pasolini e Pound, ma anche una certa temperie culturale. Lo spettacolo sostanzialmente è diviso in tre parti, c'è spazio anche per alcuni brani dell'intervista e in finale per tirare le somme, consentendo agli efficacissimi interpreti Maria Grazia Plos e Jacopo Venturiero di vestire i panni di tramite fra il testo stesso, i suoi protagonisti e il pubblico. Su Pasolini, fra l'altro, si incentra anche uno spettacolo in cartellone per il Teatro Stabile sloveno che debutterà il 9 dicembre, Pina e Pierpaolo. Anche in questo caso la figura dell'intellettuale di origine friulana è raccontata attraverso altri occhi, quelli di Pina Kaltz, violinista di Opicina trasferitasi a Casarsa durante la guerra.
Oh, la partita della Triestina è praticamente finita quando è iniziato il nostro telegiornale. Andiamo a vedere il risultato, i commenti principali. Ovviamente domani ci sarà il servizio completo con tutti i gol e tutte le azioni salienti. Questo risultato 4-0 al Menti in quel di Vicenza, il Vicenza fa quello che vuole, l'Unione è KO con 4 reti subite. Con il Renate non si era vista la differenza in classifica, col Vicenza i 9 punti in più con cui i padroni di casa si sono presentati alla sfida del Menti sono sembrati anche pochi. Un 3-0 maturato già nel primo tempo e rimpinguato nel finale con la quarta rete descrive solo in parte l'abisso tra la squadra di Modesto e quella di Pavanelle, possiamo dirlo, è assolutamente crisi nera per la squadra alla Bardata. 4-0 il risultato, 3 gol nel primo tempo di Ronaldo su rigore, poi Rolfini al 32esimo, al 34esimo nel primo tempo Greco, al 45esimo del secondo tempo la chiude Stoppa. In realtà una partita mai stata alla portata fin dall'inizio della Triestina. Domani seguite i nostri telegiornali perché questo risultato lo racconteremo attraverso le immagini e la voce di Bernardo Gulotta. Qui siamo su citysport.news, partita che si è conclusa pochi minuti prima delle 19:30. Si conclude qui il telegiornale di Tele4, io vi ricordo di rimanere comunque con noi perché fra pochissimo l'approfondimento dei 20 minuti dopo il TG con Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del SAP, il sindacato autonomo di polizia, l'argomento è la rotta balcanica, le esigenze della polizia stessa, oberata di lavoro in tal senso, l'emergenza migranti. Ne parliamo fra pochissimi minuti, state con noi. Buonasera, bentrovati all'approfondimento giornalistico del telegiornale di Tele4, dopo il telegiornale di Tele4, 20 minuti assieme a Lorenzo Tamaro, segretario del SAP, bentrovato. Buonasera. Rotta balcanica, credo che tutti abbiano intuito quello di cui parliamo, l'abbiamo detto già alla fine del telegiornale, rotta balcanica, un'emergenza infinita e infinite sono le interviste che il sottoscritto ha fatto in questi giorni e infinite anche le interviste che lo stesso Tamaro ha fatto più volte rimarcando la necessità della polizia e di tutte le forze di polizia al lavoro per aiutare in questa emergenza e della necessità di dover capire come governarla e come magari farsi aiutare in questa emergenza. Tamaro, io inizierei così dicendo che proprio ieri, mi pare, sì, era ieri, abbiamo sentito Walter Rizzetto, Nicole Matteoni che si starebbero, come dire, impegnando per porre all'attenzione del ministro Piantedosi e di tutto il governo questa emergenza, anche proponendo eventuali sopralluoghi da parte del governo al confine orientale. Al netto che ovviamente l'interesse è sicuramente ben accetto, ci mancherebbe altro, però qui l'aiuto serve subito, mi pare, no? Beh, assolutamente, noi siamo anche disponibili anche ad accompagnare queste, appunto, queste personalità nel caso per far vedere come lavorano gli operatori di polizia. Questo sarebbe, credo, una cosa molto interessante. È l'emergenza infinita della rotta balcanica, perché la rotta balcanica effettivamente è infinita, dura da tantissimi anni. Sicuramente quello che, a cui assistiamo quest'anno è un incremento importante che fa veramente preoccupare, anche perché credo non siamo assolutamente ormai preparati a gestire numeri di queste proporzioni. Noi più volte l'abbiamo detto, Trieste e la Lampedusa del nord un po', perché i numeri quest'anno sono importanti. Diciamo che già nel mese di novembre, a metà novembre, solo la polizia di frontiera aveva rintracciato più di 600 persone contro
le 400 dell'intero mese del 2021, se facciamo addirittura un paragone molto indietro rispetto al 2017, nel 2017 in novembre, che era un mese dove la rotta balcanica subiva una flessione molto importante proprio a causa anche della stagione invernale, del freddo, delle condizioni climatiche, all'epoca si rintracciarono solo 56 persone, oggi a metà novembre siamo a 600 e passa, quindi già questo la dice lunga. Fra l'altro a questi numeri dobbiamo aggiungere le presentazioni spontanee che ci sono ogni giorno in questura, che sono una media di una cinquantina, e tutte le altre persone che in realtà addirittura proseguono il viaggio verso altre città, Milano o anche altre province, dove appunto anche in quelle altre province ci sono le presentazioni spontanee nelle varie questure. Quindi voglio dire, parliamo di numeri importanti che chiaramente mettono sicuramente in difficoltà strutture della polizia e delle forze dell'ordine che non sono preparate, non sono previste per un'emergenza di questo tipo, sono strutture che dovrebbero servire alla polizia di frontiera per svolgere un lavoro di retrovalico, perché noi siamo fra l'altro un confine interno nell'area Schengen, quindi non siamo il primo controllo dell'Europa. E quindi non abbiamo sicuramente delle strutture adatte a poter accogliere anche per le pratiche di polizia tutte queste persone, non abbiamo un organico che è previsto per affrontare la rotta balcanica, per affrontare anche il discorso dell'emergenza ucraina. Solo nei primi sei mesi abbiamo avuto più di 30.000 controlli per il discorso degli ucraini che arrivavano appunto dalle zone di guerra. E quindi siamo in una forte carenza di organico, una forte delle strutture inadeguate, ci sono difficoltà spesso anche con i mediatori culturali, non abbiamo degli interpreti, quindi insomma voglio dire tutto un sistema che necessiterebbe di tutt'altro rispetto a quello che abbiamo attualmente. Secondo i dati Frontex, 170% di arrivi in più rispetto all'anno scorso, ma il 2022 non è ancora finito. Non è ancora finito, rispetto a quello che appunto, come dicevo prima, quello che accadeva negli anni precedenti, in questi mesi si vedeva una flessione degli arrivi proprio per dei fattori climatici, quest'anno addirittura abbiamo un aumento esponenziale. È questo che è cambiato quest'anno? E questo fa pensare... Giustamente le diceva, 5 anni fa l'esempio di novembre, cos'era, 56 nel 2017, 56 rintracci, e poi è cresciuto sempre di più, l'estate arrivava al picco e invece quest'anno i primi freddi non stanno fermando gli arrivi. Anzi, vediamo che rispetto agli anni precedenti c'è un incremento, quindi questo fa sì che non fa ben sperare per i prossimi mesi, ma anche se il generale inverno dovesse appunto mitigare un po' gli arrivi, non dobbiamo abbassare la guardia, perché subito dopo in primavera possiamo aspettare appunto una nuova ripresa, quindi bisogna assolutamente cercare di strutturare in maniera diversa e non trattare questo fenomeno come un fenomeno emergenziale, ma qualcosa che c'è e va affrontato con tutte le sue, in tutti i suoi aspetti. E il prefetto, che qualche giorno fa ha incontrato i sindaci del territorio provinciale chiedendo loro, indicatemi voi se casomai avete dei posti a disposizione, al chiuso o all'aperto, per ospitare queste persone, è stato un no categorico, ma non per non voler aiutare ovviamente, ma semplicemente per dire in realtà noi siamo in difficoltà, non ce li abbiamo questi posti, e quindi i trasferimenti nelle altre regioni, come hanno detto quasi tutte le persone intervistate da noi in questo periodo, sarebbero l'unica via per alleggerire quantomeno il lavoro. È chiaro che non è possibile continuare nell'accoglienza globale di tutte le persone che vorrebbero arrivare, bisognerà sicuramente regolare, io credo che il discorso dei flussi migratori sia la cosa più giusta, bisognerà cercare di arginare anche con delle norme e degli accordi con i paesi, con la Slovenia,
prossimamente anche con la Croazia, perché non dimentichiamo che col 1° di gennaio la Croazia entra di fatto in Schengen, quindi l'Italia non solo non sarà più il secondo confine, ma diventerà il terzo confine esterno, interno, no? Quindi ci sarà la Croazia che sarà lo Stato che avrà il controllo dei confini extraeuropei, extra Schengen. E quindi voglio dire, bisognerà assolutamente prendere degli accordi internazionali con questi paesi per magari anche ripristinare quelle che erano delle misure che si sono rivelate molto efficaci, che erano ad esempio le riammissioni in Slovenia. E poi c'è un'altra questione di fondo. Mi ha colpito moltissimo la storia raccontata in un servizio di Marco Stabile, credo, che è quel migrante che arrivò qui da noi, nella nostra regione, come richiedente asilo e tornò come passeur. Beh, questo ce ne sono più di qualcuno che in realtà arriva come clandestino, dopodiché si mette a disposizione delle organizzazioni criminali e, conoscendo la strada, diciamo, fa. E quindi c'è una rete organizzata, no? Beh, sicuramente, l'immigrazione clandestina è di fatto in mano a delle organizzazioni criminali che gestiscono appunto la tratta di esseri umani. Questo va assolutamente contrastato. Io credo che noi dovremmo accogliere le persone che arrivano in maniera legale in Italia e non dare sicuramente aumentare le capacità anche economiche delle organizzazioni criminali, quindi il contrasto va fatto proprio all'illegalità, e quindi ecco perché credo che il discorso dei flussi migratori controllati e legali sia una delle soluzioni per poter appunto mettere un po' in ordine tutta questa situazione. Che aria si respira con i suoi colleghi quando parlate di questo problema, tra la fatica, le ore di lavoro, la mancanza? Mi ha colpito molto, no, anche il discorso della mancanza del mediatore culturale. Beh, certo, ma perché abbiamo un sistema che non è, mentre a Lampedusa o comunque nei porti dove ci sono gli sbarchi delle navi c'è un hotspot, quindi c'è un sistema, quindi c'è un controllo sanitario. Noi a Trieste si fanno i controlli sanitari grazie anche a un grande sforzo di mediazione tra il questore, il prefetto e il direttore della SUGI, ma ci sono difficoltà anche su questo, perché chiaramente anche la SUGI ha difficoltà a mettere in campo dei medici. Insomma, credo che anche voi documentate quanto ci sia difficoltà anche sotto il punto di vista sanitario. E quindi diciamo che anche i controlli medici vengono fatti, però con estrema difficoltà in termini di tempo, no? Anche questo in alcuni casi porta dei rallentamenti nelle operazioni di identificazione. Invece in un sistema come quello dell'hotspot è diverso, perché c'è già un protocollo, quindi la nave sbarca, ci sono controlli medici, cioè è tutto molto... La particolarità del nostro territorio, la differenza è esattamente questa. Io una nave la vedo arrivare, sono avvisato ore prima del suo arrivo, ho tutto il tempo, per quanto possa essere difficile se arrivano 600 persone, ho tutto il tempo per attivare il piano A, il piano B e il piano C. Ma poi c'è una grossa differenza, lì arriva la nave in porto, un po' come accade a Ventimiglia, comunque la strada è quella, o come accadeva anche sul Brennero o anche con l'Austria qui nel Tarvisiano, c'è un percorso ben stabilito, un punto d'arrivo. Il Carso invece ha una conformazione completamente diversa, e uno può arrivare da qualsiasi posto, infatti quando ci sono questi grossi rintracci arrivano un po' da tutte le parti. Il problema è proprio quello, questa situazione va considerata, no, non come una cosa che magari durerà ancora uno o due mesi, ma va strutturata bene, va sicuramente trovate delle strutture dedicate a questo, vanno mandati degli uomini della Polizia di Stato che si occupano di frontiera, che si occupano di immigrazione, quindi ufficio immigrazione, e di polizia scientifica, anche per poter assolvere tutti quelli che sono i compiti appunto di polizia.
perché gli uomini che attualmente Trieste ha non sono quelli che possono bastare per fare, per poter gestire questa situazione. Noi lo denunciamo da parecchi anni, credo che con gli aumenti di adesso bisogna un attimino veramente organizzarsi in maniera diversa. Oh, allora, c'è il Ministero dell'Interno, ovviamente è titolare di vari settori che riguardano quindi anche l'immigrazione. Col nuovo governo mi pare bisogna ancora capire a chi andranno le deleghe proprio sull'immigrazione, quindi sì, ancora non, ancora non si sa, potrebbe essere Molteni, alcuni hanno vociferato il suo nome, ma non si può confermare nemmeno escludere, al di là di chi sarà. È chiaro che bisognerà partire presto, appena ci sarà chiarezza su chi si dovrà occupare di questa. Diciamo di questa che faccenda. Oggi stiamo patendo quello che non si è fatto un po' negli anni, in tutti questi anni, in tanti anni da questa parte. Io ricordo che proprio addirittura nel 2015 il SAP aveva lanciato l'allarme appunto del personale in generale, non solo della Polizia di Frontiera, ma di tutte le province di Trieste, a causa dei blocchi delle assunzioni, del turnover, eccetera, eccetera. Fu convocato addirittura su delle mozioni presentate proprio a seguito dei nostri allarmi, un consiglio straordinario sulla sicurezza, dove noi denunciavamo appunto questa situazione, denunciavamo la carenza di personale e il fatto che Trieste andava apposta un'attenzione particolare proprio per il problema della rotta balcanica. Ora sono passati più di 7 anni e adesso la situazione è ancora più grave, no? Sia perché noi siamo di meno, proprio perché stanno appunto andando in pensione moltissimi colleghi, e perché la rotta balcanica ha avuto un'impennata importante. Quindi io credo che non c'è più tempo da aspettare, bisogna adesso agire. Il governo ha dato dei segnali per quanto riguarda il sud di voler intraprendere qualcosa di diverso, di nuovo rispetto al passato. Serve però che ci sia un segnale forte anche per Trieste. Oh, dal 1° gennaio la Croazia entra in Schengen. Sì. Questa potrebbe essere una svolta importante. Questa potrebbe essere una svolta importante, bisognerà vedere come e come sarà in grado la Croazia di poter affrontare questo fenomeno, perché è chiaro che spesso io sento più persone lamentarsi del fatto che la Slovenia dovrebbe far di più. È chiaro che se abbiamo la difficoltà noi, che siamo un paese più grande della Slovenia, insomma, appunto a controllare questi arrivi, è chiaro che un paese più piccolo ha sicuramente delle difficoltà. La Croazia avrà delle difficoltà anch'essa, immagino. Io credo che questo è un problema che è di portata sicuramente europea. Ecco perché questo paese va affrontato non come singolo Stato, ma in una maniera più ampia, appunto a livello europeo. E per questo motivo credo che, oltre al discorso degli uomini e delle strutture che, come abbiamo detto, attualmente sono del tutto inadeguate, assolutamente bisognerà anche fare delle norme nuove che possano appunto snellire anche eventuali appunto operazioni di polizia e rimpatri e riammissioni nei vari paesi, insomma, per chi non ha titolo di venire in Italia, anche perché non dimentichiamo che c'è, mi sembra, il 58% che nel 2021 gli sono stati denegati appunto le varie richieste di status di rifugiato politico o di protezione internazionale, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, c'è un'ampia fetta di queste persone che in realtà non hanno titolo di diritto di entrare sul territorio. E poi bisogna evitare ovviamente a tutti i costi gli incidenti diplomatici. No, ma per questo io credo, per questo auspichiamo che ci siano appunto degli accordi fra i paesi. Ecco perché dico, sicuramente non è un problema né della Croazia, né della Slovenia, né dell'Italia, ma un paese europeo e va affrontato in quei termini lì. Quanti sono chi va in pensionamento per i poliziotti adesso? Sono davvero tanti, abbiamo detto. Allora, se le cose non cambieranno, non ci saranno delle importanti assunzioni, entro il 2030 solo la Polizia di Stato rischierà 40.000 pensionamenti. 40.000 su 100.000, quindi stiamo parlando quasi la metà. Di cifre molto, molto, molto importanti. L'altro giorno ho sentito in un'intervista proprio l'onorevole Molteni
ha dichiarato che appunto per le forze dell'ordine ci vuole un piano Marshall appunto proprio per affrontare questa carenza, questa emergenza. Io sono assolutamente d'accordo, perché quello che avevamo, i nostri gridi di allarme negli anni scorsi erano assolutamente fondati, ed oggi cominciamo a vedere quali sono gli effetti di questi, appunto, di questi disastri politici che sono stati causati negli anni precedenti. Avremo anche altre occasioni per commentare la questione rotta balcanica con Lorenzo Tamaro del SAP e con tutte le persone che chi in un settore, chi in un altro, ovviamente operano in questo contesto. Grazie a Lorenzo Tamaro, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia di Trieste, e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie a voi telespettatori per averci seguito. Si chiude qui la diretta, l'approfondimento che segue il telegiornale di Tele4. Non mi resta che augurarvi buon sabato sera e buona domenica.